Benvenuti al nostro evento. Ci siamo inguaiati pure noi. Chiedi il divorzio domani. Vabbè, spermi e mangiamo. Va bene, dai. Ciao. Bello, sta inguaiata, fatica in giù, bello. Finito, non farà nulla. Inguaiato. Lello, mo ti dico una cosa su, dire che le fai, che si fa fatica ancora di più. E che si? Mori vuoi, da mo da ripusare. Chiedi il divorzio domani. Domani subito, perché un primo hanno ancora il coro, il secondo hanno culo e il culo, terzo hanno capo c'è culo. E poi si non farà niente. Diciamo che? Hai fatto un guai, nira, nira, nira. Siete un po' stronzi perché ci avete fatto camminare tanto. Però vabbè ragazzi, tanti auguri. Vi vogliamo tanto bene. Vi vogliamo tanto bene. Ciao. Ciao! Al via? Chiedi il divorzio domani. Ragazzi, allora tanti auguri e vi auguriamo veramente di trascorrere una vita serena e felice. Auguri! Auguri a tutte e due. Auguri. Comunque, Michela, ti volevo dire. Ci ha occupata la nonna. Ci ha occupata la nonna. Abbiamo fatto badando fino alle ore. Avete avuto il badante più belli tutti quanti. E quindi quando li trovi a Genozzi, gentilmente, almeno 500 euro. Poi dopo, se tutte le nonne che ci hanno visto con il badante buono ci hanno visto e ci vogliono un badante come me, 500 euro. Due giorni ne vanno bene. Lo assumete, va bene? Assume, poi mi fate sapere. Comunque, auguri. Stronzi. No, stronzi no, ci passiamo. Auguri. Auguri. Stronzi. E Lino, auguri. Per 100 anni. Una buona felicità. Hai capito? Una lunga vita per andare tutto bene. È bello. E guardate, ma chi le vede roba? Ma roba ci mi riduci. Ma non siamo misura così. Come tu dici? Auguri sposi. Augurissimi. Ma come fa? Sapete le Ah, bello! Stronzi. Vogliamo dire qualcosa? Ma proprio ci brinduci. Sì, dai. Chiedi il divorzio domani. Stronzi. Ma come fa? Quanto è bello. Vieni qua. No, qui facciamo gli auguri agli sposi. Beh, un filmino è una foto. Non lo so. Ciao, auguri. Auguri. Ale, ci ha fatto due palle. Stronzi. Ma va a fanculo. Stronzi. L'ho fatto anch'io. Ma lo dai, ci detto che non devi sposare. Chiedi il divorzio domani. Che aspettate sposato a fa? Ma lui è per pubblicità. Ah, ok, stanno a posto. A posto. Stronzi. Vi devo fare tanti auguri agli sposi. Auguri, sposi. Auguri. Ciao. Auguri. Stavo scherzando. Auguri. Che sei più complicato. Ciao Topo. Ciao Topa. Ciao. Tantissimi auguri a Lello e a Yolanda. Stronzi. Adesso è finita la pacchia, ragazzi. Chiedi il divorzio domani. Inizia la vita tosta. Ma come fa? Auguri. Mi dici tu quando? Auguro agli sposi tanta felicità. Vogliatevi bene per tutta la vita. Ciao a tutti. Grande fratello. Ciao. Ma devono mettere la videocamera qua. No, la devono attivare. Capito? Ma Robby ci mi cuci. Cheese? Tre tipo rubbe. Si vede sulla chioccia Rob. Sì. No, vabbè. Aspetta, questa di qua è verso di me sta. Bellissime siete, vedi com'è. Bellissime, c'è cioè, di chi faccio no, schifo, vabbè. Bello, se vedi delle imperfezioni sappi che stai sbagliando. Sono dettagli che rendono unico l'oggetto. Ma lì la ha saputo fare sto coro. Oh, tu stuorti qua. E ti pensare a te. Trunzi. È bello. Ma ti cazzo, non lo dici per televisione. Un frigorifero, mi vignambo, non c'è tanto. Cioè, e già faccio le cose. Ma va a fanculo. Ma tu capisci che stavo tutti cuochi, che cazzo. Trunzi. Comunque, tutto magnifico. Bravo, sei bellissimo. Sono speso. Mi sto innamorando. Non si dice la verità, Mamma, te la cosci come Alessia Marcuzzi. Qua, lo dico, ma sei tu, bella secca. Ma come mai questa... Soprattutto.
Ma ci stanno riprendendo? Ma ci stanno riprendendo? Facciamo, ci stanno riprendendo? Ma ci stanno riprendendo? Ciao Alessia, ma c'è solo televisione a fuoco. Allora, è l'occasione particolare per fare un carissimo, ma specialissimo e issimo saluto e un abbraccio ai due magnifici sposi. Ma va a fanculo. Ragazzi, tanti auguri, veramente auguri di cuore. Mi ha fatto tanto piacere essere qui oggi con voi. Ecco lo staff dell'Eolo, il grande maître, sta qui con noi, vuole dire qualcosa agli sposi. Auguro tanta fortuna agli sposi. E i soldi, eccoci sempre. Bravo. Sta bruciando il come metti stasera. Tantissimi auguri a voi sposi, tanta felicità. Anche se ci hanno dato un po' di impegno, però abbiamo portato tutto sì, a termine. Sì, soprattutto col sondaggio, ma va bene, non fa niente. Ci auguriamo di nuovo tanti auguri. Lello! Ecco la mia sorella gemella con mio cognato. Aspetta. Allora, dobbiamo essere chiari. Siamo andati a ritirare i soldi e il bancomat mi ha detto: hai superato il prelievo giornaliere. Dammi rimane i soldi. Ah! Il povero l'hanno inculata per lui, non per me, perché te l'ho uguale per me. Cioè, aspetta, non ci capito, Felipe. Non sì. Posso prendere i soldi. Non mi fai tabù su te, sì. Ah, io questa cosa non mi è piaciuta. Quindi forse di mano si riescono a pigliare, altrimenti c'è la posta per pigliare. Giovanni è felice, cari titolari dell'Euro, secondo me stasera lo papava. Cazzo, buon bello! No, non è tengo 1.000 euro, non è tengo. Ma va a fanculo. È gratis, grazie. Però ci sarà l'età per regalare l'orologio. La moglie, è la sorella, la moglie mia. No, è il cognato, io c'entro niente. Che lo fai? Io sono nulla tenente. No, guardi, che sono suo amico. Però il regalo è la sorella all'improvviso ha detto oh, l'orologio è mio fratello perché si mette l'orologio. E infatti, io mi hanno regalato che ci stavo l'ora vecchio. Stavo proprio con l'ora vecchio perché era la giocagliata. Ma porto sui 4, sui 5. Infatti, un momento, non è proprio 5. Ma era mancato Cagnè. No, l'ho smontato. Così. Auguri gli sposi, auguri alla sposa, auguri alla sposa. Però stasera. Stasera. A Tarorba. A Tarorba, non zomba. Sì, arriva anche da lì lavoro. Quanto siete carini, ma che è? Siamo un grande bordello. Cioè, un grande sì, magari. Un grande bordello qua, è un grande bordello. Ma tra un po' lo facciamo un grande bordello. Avrei un po' di cerca. Lello si spoglia come ieri sera, deve fare il continuo di ieri. Facci mai la camminata. Solo poco, perché poi oggi c'è il gran finale. Stasera avrei che succede. Io ho fatto che c'è un po' di stasera sposo porta la panchina, penso che mi addorma a fianco. Che fine, io la so cazzo di due stasera. Stasera chi guida? Io la, io non posso guidare. Amore. Va bene, io sono la violinista. Tantissimi auguri per il vostro matrimonio. Sono lo sposo, sì, sono lo sposo più bello, è vero? Sì, 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 affascinante. È anche più simpatico. Perché stiamo facendo un saggio. A colpiare su, cioè si oggi sta a mccare. Perché assaggio su io ho fatto la dichiarazione. Lei mi ha detto e guarda come mi ha ridotto. Non è guarda, cioè, è una trovata pubblicitaria. Ma va a fanculo. Guarda, che fine. Baciami. Cioè, semplicemente perché ogni anno assaggio di birra si deve fare qualcosa di diverso. Ma voi si affatti che lezione! Arriva anche l'altro capo della giudizia. Il complice, che da quando sedere su quella sedia! Lui perché non mi informate che è l'asilo? Dipende, quale sedia? Ma va a fanculo. Ho cercato in vano anche fino a stanotte. Raffaele, sei sicuro? Sei convinto di quello che c'è? Cioè, io vicino alla porta della ludoteca, vuoi giurare la mia ricetta? Ma c'è scritto. Ci ho provato. Non lo fare. Addirittura ci ha dimostrato che è innamorato. Meno male che è innamorato. No, ma la pubblicità se te fa fino in fondo. No, ma ti sfugando a pasta cosa? No, ci sta andando in fondo. Sfugando. È stato lui che l'ha voluto. Ma va a fanculo. No, io non lo volevo. Io non mi sono mai voluta fidare. Tu eri finalmente. È vero, è stato lui a corteggiarmi.
Hai detto finalmente! Ti ha sta! No, no, io non lo volevo! Ma comunque sposare, le cose si vanno sempre in due! Mi sono fatta No, sono 15 anni che stiamo insieme. Ma io non mi volevo fidanzare. Quindi mo sposa, ti è piaciuta la bicicletta? Pedala! No, l'ho smontata. Auguri agli sposi! Ciao! Ciao Nello! Amore, in chiesa siamo andati? No. Ah, quindi sì, non l'abbiamo visto? No. Al ristorante? Nemmeno. Ah, quindi non sappiamo se Nello in realtà si è sposato? No. Quindi Yolanda non sappiamo se ha passato guai? Aspetta, ma penso... E a Cacchio, Abus! Vabbè, allora facciamo così, io ti firmo due cambiali e poi passo busto. Ciao, auguri! Nello, non andi bene! Ti voglio? Bene! Bene! Ciao Nello! Ciao Nello! Allora, dimmi, io la cara Commara, io ho fatto il fatto, l'ho sposato, tutto a posto, è andato. Cioè, ti sei pentita? No, no, pentita mai! Per carità, una scelta di 15 anni è sempre una scelta giusta. Giustissima. Soltanto che a mo' io supporto. Perché quello è buono e caro, ma è Luca, cagazzo, mamma mia. E tu? Specialmente sul lavoro. Sul lavoro, non te lo dico proprio. Poi, normalmente, quando è normale, è un pezzo di pane. Quando? Quando non lavora. Vai, allora. Ciao, amore. Ciao Lello, noi ce ne andiamo. Ma scusa, chi è Lello? Io lo conosco. Ah, scusami, Raffaele. Presentato sempre con Raffaele, non lo so, questo Lello, ma chi è sto Lello? Boh, non lo conosco. Ciao. Chi mi chiede qualcosa? No, devi tu parlare. Auguri sposi. Tutti bello, una bella festa, auguri per 100 anni. Ciao. Grazie ragazzi, un cugini sorrentino alla ricevuta. Ragazzi, sono felice della vostra presenza qui. Prego. No, no, tutto a posto. Comunque per tutte le pene e sofferenze che ci ha fatto passare tuo marito. Ma quello è sempre lui, quel monello. È vero. Questa sera abbiamo una sorpresa per lui. Ah, per lui, meno male. No, per lui. Non sei preoccupato. Ma vaffanculo. Cosa ti hanno combinato, amore? Stasera. Sei molto preoccupato. Io ti proteggerò, ti curerò. Non ti conviene. Chiedi il divorzio domani. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Ecco, non ti avvicinare. Ti laverò le mutandine, i pigiami. Qualche ricamo l'hai portato. Ho portato un jeans, una maglietta. Un box. Non serve. Tutto a posto, dovete fare un augurio allo sposo, alla sposa. Cosa gli augurate? Non lo so. Voi che siete sposati da tanto tempo, con tre pargoli. Però dico una cosa, anche voi siete stati resistenti, quindi già avete fatto la prova. Ma con Mara, la prova è stata più resistente la qui presente? Allora, Yolanda è quella che chi è? Ciao, Rita, meno male. Questa è di parte? Sì, è di parte, sono di parte. Sì. Beh, lo sposo. Lo sposo, no, non ho preso. Molto simpatico. No, lo sposo è bravo. Una bella coppia. Ah, grazie. Una bella coppia, duratura, forte. Dai, auguri alla zia Yolanda. Ciao. Auguri. Ciao. Auguri, buon matrimonio. Auguri. Sposo, quando sarà? Fai una bella femminuccia, grazie. Guarda lì. Fino, io la so cazzo di tue stasera. Sì. Auguri, sposa! 1, 2, 3. Auguri, sposi! Auguri, sposi! Hai già roba, certo, però. Va bene, dai, il nostro drago, vai piano. Auguri, sposi! In particolare, Yolanda, la portate la carriola? Per portarti via Lello a casa?
Questo non ce la fa più. Ciao. Sono l'animatore. Ah, io sono l'animatore. Pagatemi. Non ci riconoscerai. Non saprei mai chi siamo. No. Ma sai che fa? Tieni ahí. Tu matrimonio c'è rotto cazzo. Tronzi. Basta. Ma vaffanculo. Il matrimonio è stato bellissimo, bellissimo. Tutto impeccabile, tutto perfetto, a partire da quei cassini sopra i piatti. È vero, bellissimo. Bellissimo. Ma poi quella rotolutamente ma che te l'ha fatto? Bellissimo. Bello, bello. Ma tu vuoi stare a posti? Guarda, era proprio bellissimo. Se che non lo che li cascia. Se che la calamita. Perfetto. A chi nominiamo? Ma non matrimonio è mezzo. Da domani i telefoni. Spegni! Aspetta! No! Allora, mi è pensato! Chi sti caso offendendo? Tronzi. Allora, qualsiasi cosa loro all'uritristicato mi hanno nessuno, ne è pensato, sono a bandiscia. Chi si è fatto? È pazza però! Oh, ma come si va a fare? Lo so, ci faccio sposare pure io, e beh, faccio fatto pure questa struttura. È finita! Beh. Arrenditi! Ma no, e beh, chi sei tu? Arrenditi! Ma quando sono tutti sposati? Io? 3 anni! E già dice arrenditi, che sono il cazzo mi aspetto! Se me lo lascio è stato un piacere! Viva l'amore! Io lo vendo! Queste sorprese sono state stupende! Io me ne vado, ciao! La pista corridi, le sorprese sono state stupende! Ma la rovina cicciano! Ragazzi, per cortesia, prendetelo e portatelo via. Ciao! Ci vediamo fra poco! Ciao Francesca! No. Ma vaffanculo! Cioè, allora, sono 15 anni che dico, mi vuoi sposare? Lei ha fatto sempre 15 anni, no, non mi sento proprio. Poi ci ho pagato, ma andò ufficialmente, ci pure finalmente. Comunque finalmente questo giorno è arrivato, no? Cioè, hai fatto proprio a bilo fegato dopo fare questo giorno. Allora, io invece sono molto più... Cioè, è vera, io sto se stai rilassata. Sì, sono proprio rilassata, proprio tantissimo. No, facciamo le persone serie, basta. Ringraziamo tutti per aver partecipato al nostro evento. Dopo 15 anni ce l'abbiamo fatta, quindi chiunque... Dopo 15 anni ce l'ha fatta... fatto dichiararsi. No, no, e l'ho sposato. Io non mi ho dichiarato. Grazie a tutti per la vostra presenza. Dov'è? Qua. Scusate, secondo voi è vero che sta cosa? Per me no. Perché io ci parlo di un dondaggio, hai detto fino a ti pare che non importa registrarle lì dov'è. Te caspita, non sei per lì? Guarda, no. Ormai ti ho incatastato. Ciao a tutti. Cioè, la questione è che sono 3 mesi che sto faticando questo matrimonio. Ma vaffanculo. 2 ore è fornuto, gli altri chiamano. Sì, ma perché lui è sempre un esagerato. La coppia adesso, cioè, un suicidio, un prete si può parlare. È esagerato, esagerato. Chi? Ciao. Grazie a tutti. Buonasera e buon rientro a casa. Lo porto a dormire. Ciao. Ha portato la macchina? Sì. Ciao, buonanotte a tutti! Stasera decidi lei. Buonanotte, ciao. Ho deciso.